siamo partiti con Paolo Toscanelli. Era una piccola nave. Mi ricordo che c'erano i miei a salutarci. Fino in America noi siamo arrivati e come bestie abbiamo riposato. Ho conservato la lettera che lei aveva mandato a mia mamma con la fotografia dei bambini che erano già ragazzini. Generalmente loro, come migranti, vivevano dentro a delle baracche. Mangiava da solo su un tavolo apparecchiato con i fogli di giornale. Per me questa è bella. La solidarietà inizia un po' a vacillare. E trattiamo adesso gli migranti come noi meridionali fummo trattati 30-40 anni fa. Tornerò e ti sposerò. Per fare questo però bisogna ancora di lavorare molto. E con l'industria dei nostri italiani abbiamo costruito paesi e città. 5-6 ci siamo pure persi per strada, in mezzo al mare. Hanno caricato circa 1400 passeggeri in un bastimento di 700, al massimo 800 persone. Anche noi quando siamo andati in Svizzera c'erano i cartelli vicino alle discoteche. Tu vuoi sour cingle, sarebbe tu sei uno sporco zingaro, non ci facevano neanche entrare in certi locali. Noi italiani. Noi ci andremo coi carri dei zingari, noi ci andremo coi carri dei zingari. Aiuti i perseguitati e le vittime, perché essi saranno i tuoi migliori amici. Essi sono i compagni che lottano e cadono come tuo padre Bartolomeo lottarono e oggi cadono per aver reclamato felicità e libertà per tutte le povere, cinciose folle del lavoro. Siano essi di qualsiasi nazione. Una giustizia sanguinaria! Ho sofferto perché sono italiano e io sono italiano. Solo una cosa può fare questa corte: inviare Sacco e Vanzetti alla sedia elettrica. Noi moriremo senza religione. Se voi aveste il potere di ammazzarmi due volte e per due volte potessi rinascere, vivrei di nuovo per fare esattamente ciò che ho fatto finora. In America voglio andare, America. Le strade non erano lastricate d'oro. Le strade non erano lastricate affatto. Quello che doveva lastricarle ero io. Tutti la chiamano l'America sorella. A volte leggendo le memorie, le storie dei richiedenti asilo, mi verrebbe quasi da paragonare ad un film nel quale il regista mette continuamente alla prova i protagonisti e li affida ad un destino molto spesso impietoso e drammatico. Il mio futuro lo vedo qua in Italia. Sono figlia dell'immigrazione. La natura è piena di diversità e differenze. Vivere nel rispetto ci fa tutti uguali. Non esiste colore di pelle né origine. Basta rispettarsi uno verso l'altro e possiamo vivere tutti bene. La 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 la. Non possiamo giudicare così la persona senza entrare proprio in fondo. Grazie mille.